Mi sono sentito e ancora mi sento piccolo, pieno di timore e di tremore. Con queste parole, Monsignor Antonio Mistroligo accoglieva la definizione di patriarca delle genti venete, che il patriarca di Venezia, Angelo Scola, gli rivolse durante la celebrazione per il 50° anniversario della sua ordinazione episcopale nel 2005. Mistroligo, vescovo emerito di Treviso, è mancato sabato scorso nel suo appartamento adiacente alla Casa del Clero, dove viveva da alcuni anni. Avrebbe compiuto 100 anni il prossimo 26 marzo ed è l'intera chiesa di Treviso che piange un vescovo che ha molto amato, un uomo di chiesa sempre vicino al suo popolo. Basti pensare che Monsignor Mistroligo, vescovo di Treviso dal 1958 all'89, quindi per ben 31 anni, impartì la Santa Cresima a più di tre generazioni di trevigiani senza mai risparmiarsi. E l'affetto è dimostrato dal continuo via vai di persone che hanno voluto portargli un ultimo saluto nella camera ardente allestita da martedì mattina. Nato a Chiampo, nel Vicentino, il 26 marzo 1912, Mistroligo venne ordinato sacerdote il 7 luglio del 1935. Per 9 anni è cappellano ed educatore nel seminario di Vicenza. Nel 1944 diventa parroco a Sossano e il 25 marzo del 1955 viene eletto vescovo di Troia e l'ordinazione episcopale sarà il 25 aprile a Vicenza. Dopo l'esperienza al sud, Mistroligo ritorna in Veneto, a Treviso, il 3 agosto 1958 e vi rimane fino all'11 febbraio 1989, quando va in pensione per raggiunti limiti di età. Dal 1962 al 1965 prende parte al Concilio Vaticano II e fu tra i promotori della riforma liturgica che si proponeva di favorire la partecipazione dei fedeli ai riti. E a Treviso ha guidato questo rinnovamento, introducendo la nuova liturgia, con l'altare e il sacerdote rivolti verso il popolo e il latino sostituito dall'italiano. Promosse anche 2 sinodi, uno nel 1961 e uno negli anni 80, il sinodo del dopoconcilio. Sempre nell'80 fu anche nominato assistente al soglio pontificio. Autore di numerosi testi, la sua produzione editoriale inizia nel 1940 e arriva ad un totale di 159 titoli, senza tener conto delle ristampe. Il più famoso rimane il suo Dizionario liturgico pastorale del 1977. Presidente della Commissione Episcopale per la Liturgia, per molto tempo è stato anche presidente dell'Associazione Italiana Santa Cecilia per lo studio e lo sviluppo della musica sacra. Importanti opere portano la sua impronta a Treviso: Casa Tugnolo, la ristrutturazione della curia e del seminario, la fondazione di Radio Vita nel 1977 e del Museo Diocesano di Arte Sacra alla fine degli anni Ottanta. L'ultimo saluto a questo pastore così tanto amato sarà domani, venerdì 20 gennaio, alle ore 15 nel Duomo di Treviso, in una solenne celebrazione presieduta da più di 15 vescovi, tra cui naturalmente Magnani, Mazzoccato e Gardin, suoi successori alla guida della Chiesa trevigiana.